entrava dalla finestra e fa la testa a parte. I gatti, come sono i gatti? Ma adesso volevi mettermi le palline perché sono a cuore. Bello, ci vuole, bisogna che ti organizzi con l'asta e il microfono. Ce l'ha qua, Mico, ce l'ha qua. È un animale molto particolare, mio padre si è guardato un tipo violento. C'era un gatto che mi andava a uccidere gli uccellini che li allevava. Un giorno ha detto, mio padre è pazzo. Comincia a dare le leggi. Il gatto è bellissimo. Guarda, in strada, passò la porta. No, 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 gatto era dentro, sei mio. Ha detto che ha cominciato a girare lungo le pareti il gatto, tipo pista parabolica. Così mia padre ha guardato un attimo, gli ha aperto la testa e ha detto: quando vuoi te ne vai. No, il gatto mi ha fatto fare. Mio padre lo faceva in una vecchiazza, quando mi sono un gatto che sono attaccato di una mia amica, un giorno mi dice: devo portare il gatto da veterinario, non ce la faccio io. Ho un negozio di animali da una vita, pensi che posso avere problemi. Ce l'hai il trasportino? Sì, c'è il trasportino. Dov'è la bestia? Ma se nascosta dietro al divano. Non ti preoccupare, io so come fare. Per gattino, sono stato al divano, il gatto mi ha guardato, è andato un po' indietro. Quando è arrivato con la moglie, guardo così con cura, ha finito il muro. Io non so che arriva. Un gatto sull'albero, il gatto è una cosa, il gatto si trova paura a stare sull'albero. Tu dici, vai vicino, ti faccio scendere io, prendi la scala, la appoggi e tu sta fermo. Fai il gattino, sali, quando gli arrivi all'altezza che ce l'hai davanti, il gatto si guarda e dice: non avere paura gattino, ti tiro giù. Ma ti porto giù io, non avere paura. Tu mi risponde così. Scala, che cade giù, poi chiamare i pompieri. Infatti loro lo sanno che non sono scemi, le bambine. Ah, io non maschere, quanti di cuoio fino a qua? Ma un gattino, non si può. Lo prendo per il collo, il gatto è tutto che si agita, si gonfia, lo portano giù e poi lo muore. Perché il gatto è veramente, non è come il cane. Il gatto è veramente. Cosa che mio gatto a casa è 9 kg, quando fa così. Io uscivo con una tipa, c'aveva un gattone normale castrato così. Arrivo un giorno sul tavolo e ho detto: ma i gatti non devono stare sul tavolo. E beh, fanno scena. Dai, levati dal cazzo. Ha fatto. Pam! Arrivati dal cazzo. Ha aperto, no, ma senza unghie, mi ha dato uno schiaffone così, no? Pam! Ha dato uno schiaffo, non si è mosso. È stato un signore che non ha tirato fuori. No, 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 perché io sono bastardo dentro. Stavo dormendo, atto di sonnambulismo, mi sono alzato, fatto il bagno, lei dormiva, lui era nella cuccia, cos'era quel rumore? Niente, mi è caduta la bottiglia dentro. La gatta è attaccata al muro così. Da l'indomani non devi stare sul tavolo. Poi il gatto è così, tu lo benedici, ti fai il judgment, no? Mio zio è uguale. La gatta gli rompeva il cazzo e si attaccava qua, no? Non stare lì, rompeva i coglioni. Una mattina se la c'è la tua, c'è la sua cazzo. Basta! Basta! Qui arriva, oh, il gatto! Fabietta, sciattina, facciamo gli orri. Il gatto è così, il gatto si apprezzerà la casa, no? Per far vedere. No, infatti, il tempo dei regizi era sacro, perché? Perché il gatto comandava in casa, no?
tu devi dire, adesso me li ammazza, se li mangiano. A quei tempi gli egiziani, oh sacco, bruciamo la casa, prima salviamo il gatto, poi arriva la famiglia, no? Allora il gatto se la facciamo un po', facciamo il cazzo, apri la finestra, dov'è il gatto? È sceso giù in giardino. Ma i gatti cadono così, il gatto fa un po' si arriva così, picchia, pum, pum, in balza, non deve fare, ma ha fatto di suo, sì. Abitavo in via Silvio Pellico, c'era una che c'era il gatto che dormiva sul bordo della finestra. No, no, sì, va bene, sì, una, un giorno c'era vento forte, va, sbatta via, sono toccato e caduto giù. Ho disperato, il mio gatto, non si trova il gatto. Guardate cosa è successo, si è trovato paura, caduto sotto piano. È atterrato, si è mozzato la lingua con la bocca perché non se l'aspettava, cioè stava dormendo. Piano, si è mozzato la lingua e si è infilato in un buco così. È stato tre giorni in un buco. Però l'ho cercato. Un po' come la mia gatta ha detto. Poi l'ha trovato. Tre giorni adesso appena esce la lingua del gatto. Occhio perché quella lì aspetta stanotte, viene a rubare il grazie a lui perché lui che l'ha tirato bella per la scuola. Beh, però se ti trasforma Raiso in Catwoman, domani la vediamo che per la. È vero, che figata. Che dolore, bella per me allora. Guarisci. Perché i gatti sono veramente delle bestie a fare. Va davanti al criminale e gli dice: sono mio. Bellissima la mia. No, poi